All'indomani del bilancio post Ferragosto, con assembramenti che si sono verificati anche in alcuni locali pesaresi e i cui gestori sono poi stati sanzionati, si è fatto sentire forte e chiaro il comunicato congiunto firmato da diverse sigle sindacali, tra cui quella dei lavoratori della polizia, che hanno deciso di rispondere al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, in merito alla denuncia dei controlli tardivi sollevata proprio dal primo cittadino. Un comunicato importante, credo che sia un comunicato storico, perché per la prima volta, oltre ai sindacati di polizia come il SIULP, del quale io sono segretario, e il SILP, hanno firmato anche CGIL e CISL UIL della funzione pubblica insieme, quindi un comunicato veramente storico. Questo dimostra quanto sia stata veramente sentita, quanto allarme abbia destato quello che è successo a Ferragosto. Noi l'abbiamo sottolineato più volte. È stato, a nostro parere, veramente vergognoso l'attacco che il sindaco ha rivolto contro le forze dell'ordine pur di scaricarsi un'irresponsabilità per quanto è avvenuto a Ferragosto. A nostro parere, come tanti cittadini, per esempio, anche la notte della Candela non aveva fatto, perché mandi un messaggio che tutto sommato siamo tornati alla normalità, quando non è così. È incredibile che noi, che siamo anche tecnici, perché oltre ad essere sindacalisti, comunque lavoriamo, questo è il nostro settore, quello della sicurezza. Incredibile che un sindaco faccia un'ordinanza in cui vieta ciò che è vietato. Fa un'ordinanza in cui vieta i balli in spiaggia, ma i balli in spiaggia non sono permessi, perché nessuno stabilimento, nessun gestore sul nostro litorale ha l'autorizzazione per fare dei balli in spiaggia. Ne sapevamo benissimo anche la polemica che era sorta l'anno scorso, quando Ricci insisteva per permettere ai gestori di fare queste feste, diceva che dovevamo chiudere un occhio, ma perché dobbiamo chiudere un occhio? Questi gestori, questi stabilimenti non hanno l'autorizzazione, a prescindere dal coronavirus. Quindi immaginate un po' in questa situazione. Poi non si può dire impediamo i balli sono vietati, ripeto, già sono vietati per legge, quindi era un'ordinanza assolutamente inutile, e dire che è permessa la musica. Quando viene anche annunciata sui giornali e sui social la presenza di DJ, come fanno dei ragazzi a stare seduti e ascoltare una musica senza ballare? È chiaro che poi questo sarebbe successo. Ma ripeto, scaricare poi in questo modo sulle forze di polizia la responsabilità della mancanza di controlli per noi è veramente vergognoso. Ci dite come facciamo a intervenire, a mandare una o due pattuglie, che poi sapete benissimo in questo periodo anche percorrere la pista ciclabile è quasi impossibile, anche le pattuglie fanno veramente difficile raggiungere queste aree. Però intervenire e cercare di bloccare, multando uno per uno questi ragazzi, perché nessuno aveva la mascherina, è praticamente impossibile, non si può. Sulla chiusura di locali e discoteche imposta dal governo è poi intervenuto il segretario provinciale del Sindacato Italiano Locali da Ballo, Marco Arzeni. È una decisione che, come sempre, un po' in Italia accomuna il piccolo imprenditore alla grande industria. Quindi, in questo caso, si sono accomunate discoteche da 3, 4, 5 mila persone magari. A locali da ballo come sono quelli che poi sono presenti nella nostra provincia, da 100, 200, 300 persone, locali da ballo dove, in cui la clientela è composta soprattutto da gente adulta, da persone mature e non certo da ragazzi, sconsiderati e che possono creare problematiche come quelle che purtroppo poi si sono verificate magari nelle spiagge. Ecco. Quello che si è verificato nelle nostre località si è verificato non in locali da ballo. Questo tengo a precisarlo perché tutti i locali che sono in spiaggia sul lungomare sono locali che non hanno l'autorizzazione per ballare. Questo è il primo distinguo che bisogna fare e che dovrebbe tenerlo bene in mente anche il sindaco Ricci quando ha fatto l'ordinanza di Ferragosto in cui vietava i balli, ma di fatto ha vietato una cosa che era già vietata per legge. A Pesaro, a Ferragosto si sono verificate alcune situazioni che hanno creato scompiglio, situazioni non regolate, ma sicuramente facilmente prevedibili. È difficile rispettare le norme al 100% quando le norme non sono rispettabili di per sé. Quindi c'è questa un po' discrasia tra il fare delle regole, pretendere di farle rispettare, sapendo benissimo che poi non potranno essere rispettate perché è impossibile rispettarle.